buonasera, benvenuti, riprendiamo i nostri incontri allo spazio Open che ringraziamo per la cortese disponibilità. L'incontro di questa sera, dedicato al centenario della morte di Giovanni Verga, un incontro previsto e preventivato, voi sapete, alla biblioteca comunale, alla sala più 3, in quella circostanza il Covid e la necessità di disinfettare, come si dice, non si dice disinfettare, ma comunque c'è stato un intervento in sanificare, quindi abbiamo disanificare, come si dice, e l'incontro abbiamo rinviato ad oggi qui nello spazio Open. Torneremo in biblioteca il 27 con Nino Romeo, parleremo della giornata della memoria ovviamente, e qui comunque riprendiamo gli incontri a partire dall'8, tutte le settimane, tutti i mesi, finché morte non ci separi, diciamo. Proseguiremo risparmiandoci l'uno perché è una giornata particolare, e quindi io non ho null'altro da dire che se non dare la parola all'amica Francesca Neri per questo incontro dedicato a Giovanni Verga. L'amico Giacomo riprenderà l'intero incontro, quindi vi prego per favore di mettere il silenziatore ai cellulari, non per altro, che è antipatico sentire su YouTube mentre uno parla, è una questione fastidiosa. Non facciamo bella figura ogni tanto. Posso togliere una cosa, la mascherina? No, puoi togliere. Che sono lontanissima da tutti. Sono la unica. E allora, buonasera. Oggi siamo più vicini alla data di morte del Verga di quando non fossimo giorno 13. È il centenario, come diceva Stefano, e in questa occasione si sta programmando anche nell'ambito dell'edizione nazionale delle opere, che è ricominciata dal 1978, vi dirò anche perché, si sta programmando la pubblicazione dell'epistolario. Questa è una cosa molto importante perché, essendo stato il Verga un personaggio piuttosto riservato sulle vicende personali, su quello che pensava di tante cose, ed estendosi, come dirò, per lungo tempo persi i suoi carteggi, gran parte dei suoi manoscritti, eccetera, soltanto nel Novecento si è potuti addivenire a ricostruire almeno la sua biografia. Il Verga muore appunto a fine gennaio del 1922, per l'esattezza fu colpito da una trombosi mentre era nella sua casa di Catania, dove era rientrato dopo i soggiorni fiorentini e milanesi che hanno caratterizzato la sua vita, e morì 3 giorni dopo senza riprendere conoscenza. In questo, nel 1920, gli era stata, diciamo, comunicata la sua nomina a senatore a vita, cosa che accolse con una certa soddisfazione, perché se voi avete presente, per esempio, il Verga non ha mai concorso al premio Nobel, che invece è stato conferito per esempio a Grazia Deledda, che è una scrittrice dignitosa, ma non ha il peso, diciamo, culturale e letterario che il Verga ha avuto nella letteratura non solo italiana. Le due cose che vorrei mettere in evidenza del Verga e che sono state ora più fortemente riconosciute e valorizzate sono la sua straordinaria precocità narrativa, perché dovremmo parlare di 3 romanzi che il Verga scrisse giovanissimo, per non dire proprio un ragazzino, almeno il primo, e poi questo suo desiderio di andarsene dalla Sicilia, che pure tanto amava, per cercare di trovare non solo la possibilità di vivere del proprio lavoro di scrittore, perché nell'Ottocento sono numerosi gli scrittori che devono vivere coi proventi della loro attività, non peraltro perché prima il diritto d'autore non c'era, quindi l'autore non guadagnava quasi niente dai propri scritti, non solo, ma era sottoposto anche al pericolo di edizione pirata, come è successo per esempio nel caso delle ultime lettere di Jacopo Ortis del Foscolo. L'editore intraprendente poteva approfittare di una stesura che circolava e pubblicarla come se l'autore fosse stato d'accordo.
e quindi c'è già anche questo problema. L'altro problema è che il Verga ebbe l'avventura di nascere in Sicilia, quindi lontano dai grandi canali editoriali letterari, e questo poi si lega ad una ricerca stilistica e linguistica che lo vide coinvolto tutta la vita e che oggi è stata ricostruita, come dicevo, nei suoi particolari e nei suoi sviluppi. Questo perché, devo dire, poche cose di Roma le dovrò dire, per lungo tempo i manoscritti del Verga sono stati oggetto di vendite all'asta sul mercato antiquario, di problematiche relative al diritto d'autore, quindi anche giuridiche e giudiziarie. Ora, l'autore, verso il 1920 appunto, quando era diventato senatore a vita, aveva ricevuto in omaggio dal Senato delle cartellette di cartone con su stampigliato Senato del Regno. E allora, poiché circolavano tante varianti dei suoi testi e lui stesso aveva scritto alcuni romanzi, per esempio, in diverse redazioni, si impelagò in un'opera faticosissima, cioè quella di recuperare tutti i manoscritti, tutte le varie stesure, di inserirli dentro queste cartellette con i titoli provvisori o definitivi. Ed essendo già avanti negli anni, ed essendo la fatica improba per il numero notevole di manoscritti, di pagine, eccetera, chiamò per essere aiutato quello che poi sarebbe stato uno dei maggiori rappresentanti del verismo, che è Federico De Roberto, e che lo assistette nel corso di questa fatica. Federico De Roberto ci dà delle notizie che altrimenti ci sarebbero del tutto sconosciute sulla parte iniziale della vita del Verga, sulla sua formazione, sulle modalità con le quali pubblicò o comunque scrisse alcuni testi e che sono stati poi riuniti negli anni 70 da Carmelo Musumarra, che è un altro grande studioso verghiano, in un testo che si chiama Casa Verga, dove vengono in tanti modi affrontate queste problematiche. Il guaio è che quando il Verga muore nel 1922, il De Roberto continua l'opera con grande perizia filologica, da scrittore serio qual era e soprattutto da devoto ammiratore e amico del Verga. Purtroppo, dopo qualche anno, anche De Roberto muore improvvisamente. E qui comincia quello che è stato chiamato il periodo buio degli scritti verghiani, perché il Verga morì senza figli. Non si era mai sposato, ha avuto molte donne, fra cui una, la contessa Nina di Sordevole, che gli rimase vicina fino alla fine, ma sempre in maniera molto discreta, perché, ripeto, era un uomo che non amava, diciamo, esternare troppo i suoi particolari di vita privata, se non appunto nelle lettere che comunque erano rivolte a familiari o ad amici. E allora, morto il Verga e morto anche il De Roberto, questi manoscritti hanno avuto un destino estremamente avventuroso. Vi risparmio l'eccesso di particolari, vi dirò però che, morto questo De Roberto, il nipote del Verga, che pure non era, cioè non era un letterato, si chiamava Giovannino Verga Patriarca, quando nella casa di famiglia dove c'era custodito tutto il materiale, la grande biblioteca del Verga, eccetera, arrivavano studiosi presunti tali o realmente tali, lui accoglieva tutti quanti e quindi sottoponeva questi manoscritti senza avere l'idea che qualcuno ne potesse approfittare o non avesse la competenza necessaria per approfittarne correttamente. E allora che cosa succede? Che a un certo punto due fratelli di Roma, Lina e Vito Perroni, siamo negli anni del fascismo, siamo nel 29, in quanto amici del ministro Bottai, che era ministro dell'istruzione in quel periodo, ottengono, senza meriti particolari, di avere in prestito
fra virgolette, tutte queste carte del Verga, perché affermano di volere fare un'edizione critica di tutte le opere e quindi desiderano averli a disposizione. Questi sono dei filologi improvvisati, come poi si vedrà nel prosieguo. Fatto sta che il nipote di Verga non ha nessuna regola a consegnare, tutte queste carte partono in alcune casse assicurate da Catania verso Roma. Questi avevano promesso di fare l'edizione nazionale, di edizione critica, di sottoporre le carte al vaglio di studiosi, eccetera, cosa che in realtà non fecero. Avendo l'editore Benporad rifiutato di occuparsi di questa edizione, critica che ancora si pensava imminente, la richiesta fu rivolta a Mondadori. Mondadori capì che si trattava di una opera editoriale anche significativa e accettò. Ora, i due fratelli cosa fanno? Pigliano alcune pagine aneddotiche, eccetera, delle opere giovanili e le fanno stampare senza curarne l'aspetto filologico, eccetera. Però non vanno avanti su questa presunta edizione nazionale. Dal carteggio che a noi è rimasto fra Mondadori, questi due fratelli e il nipote del Verga, si evince che Mondadori insiste, che i documenti si possono deteriorare, che l'opera è impegnativa e bisogna provvedere, e così via. Siccome non ha riscontro, provvede e fa una cosa di grande valore editoriale, e a tutt'oggi che ha anche la sua validità, provvede a microfilmare tutti i documenti. Quest'opera meritoria, perché bisogna dire che questo ha permesso di poter riscontrare almeno indirettamente alcune opere del Verga, i cui originali sono andati invece dispersi, almeno fino a un certo punto. A questo punto, intorno agli anni 50, poi cominciano degli onorevoli siciliani a fare interrogazione al Ministero perché stabilisca che cosa bisogna fare scientificamente di questa opera. E così c'è l'intervento di scrittori, di critici, cioè di persone competenti, da Quasimodo, Bonaviri, a Montale, a Luigi Russo, c'è tutta gente che è sinceramente preoccupata della possibile perdita di manoscritti così importanti. Perciò la sorella del Perrone si ritirò dall'impresa, ma lui, che aveva fatto? Non aveva permesso agli studiosi di accedere alle carte, se non a quei pochi che riteneva opportuno accontentare. E a un certo punto l'impasse viene sbloccato dalla famiglia Verga. La famiglia Verga comincia a chiedere la restituzione delle carte, tanto più che i Perroni le avevano avute più per un favore del ministro che non per meriti specifici. E allora il tribunale di Catania va alla ricerca dell'erede a cui tocchi avere queste carte, e appunto il figlio di Giovannino Verga, che si chiama Pietro, che ha la proprietà legale dei manoscritti, compresi quelli che non si sa dove siano. E allora a questo punto Perroni consegna una parte dei manoscritti che vengono acquisiti dalla Biblioteca Regionale Universitaria Siciliana, e poi ha detto di avere dato tutto. In realtà lui non ha dato tutto, ha trattenuto presso di sé una larga quantità di autografi e giustifica questo fatto, perché ebbe parecchie rimostranze da parte di lui, giustifica il fatto che col fatto che lui aveva cominciato un'analisi descrittiva di queste opere, ha bisogno ancora di più tempo. Col procedere del tempo, senza entrare nel minimo particolare, nel 1978 viene fondata la Fondazione Giovanni Verga, che è tuttora la benemerita istituzione che sta ristampando, con l'ausilio di critici di valore, tutte le opere del Verga. Ancora non tutte, chiaramente, sono state ristampate. Quando però fecero le analisi di tutti i materiali,
ci si rese conto che mancavano quasi la metà degli autografi del Berga, perché avendo a disposizione la microfilmatura ovviamente di Mondadori era possibile fare il raffronto. Ecco perché vi dico che si trattava, quella della microfilmatura, una vera e propria risorsa per gli studiosi. E allora, e poi mancavano tante parti dell'epistolario, che sono molto importanti, perché essendo, come ora vedremo, il Berga rimasto per molti anni fuori dalla Sicilia, prima a Firenze e poi a Milano, aveva un'ampia messa di corrispondenza con amici, parenti, con la madre, eccetera, tutte cose utilissime per i biografi, per poter ricostruire anche certe sue scelte di natura letteraria e editoriale. Fanno questa fondazione Verga, dove erano inseriti non solo letterati e filologi, ma anche storici, linguisti, addirittura un archivista, per poter avere anche le competenze tecniche di decifrare questi manoscritti e così via. E a questo punto c'è questo inizio dell'edizione critica. Sembrerebbe che il problema sia stato risolto, in realtà non è vero, perché anche se è stata pubblicata una certa quantità, 12-13 volumi dell'edizione delle varie opere, eccetera, a un certo punto si è venuti a scoprire che molti dei manoscritti mancanti, che Perroni aveva detto di mantenere per qualche tempo per poterli vendere e decifrare, eccetera, erano arrivati sul mercato antiquario. E quindi che in questo mercato antiquario vi erano tutti gli autografi mancanti e poi un rosso carteggio del Verga con personaggi della sua epoca, Giovanni Giacosa, per esempio, musicisti e così via. A questo punto si insistette ovviamente presso le autorità perché si bloccasse questa vendita all'asta e questi beni fossero restituiti alla cultura. E allora, siccome c'è il centro della tradizione manoscritta che è a sede presso l'Università di Pavia e fu fondata a suo tempo da Maria Corti, con l'impegno di tante istituzioni, anche culturali, non solo, ma anche del Nucleo dei Carabinieri, per esempio, che aveva proceduto al sequestro di questi materiali, sono stati consegnati a questo centro, dove hanno avuto una revisione, sono stati restaurati, sono stati oggetto anche questi di microfilmatura, eccetera, di confronto con quella precedente di Mondadori. Però il problema è ancora uno: ancora non c'è tutto dei manoscritti del Berga. Può darsi che qualcuno di essi ricomparirà nei prossimi anni a qualche asta, non necessariamente in Italia, perché un certo numero era stato messo in vendita all'asta a Parigi, anche perché il Berga ebbe molti contatti con la letteratura francese. Non solo, tanto per fare un esempio, Cavalleria Rusticana, il dramma tratto dalla novella, fu recitato a Parigi con Eleonora Duse nella parte della protagonista, ma il Verga si era messo in contatto, andò a conoscere Zola e lo visitò più volte in Francia e poi ebbe anche contatti con il traduttore francese delle sue opere. Quindi molte di queste carte o lettere che lui rivolse a questi intellettuali, finiti per chissà quali meccanismi a noi sconosciuti, ricomparivano poi così. Ora ci si augura che, dato che ci sono queste, diciamo, istituzioni ufficiali e di comprovata competenza che si occupano di questo fatto, prima o poi tutti i materiali del Verga, che sono moltissimi, potranno avere dignitosa veste editoriale. Ora, noi diciamo qualcosa della vita del Verga che possiamo dividere in un paio di periodi, così acceleriamo. Il Verga è nato in Sicilia, abbiamo detto,
a Catania per altri ambizioni, manco lui lo sapeva, il 2 settembre 1840, presumibilmente, perché anche su questo ci sono problematiche che vennero fuori quando si dovette ricostruire la biografia per la nomina a senatore a vita, e di mezzo ci si mise pure il croce per capire, però a tutt'oggi, o per via di omonimie con altri parenti, o di registrazioni anagrafiche che spesso erano in difformità con la registrazione parrocchiale del battesimo, eccetera. Comunque, la data presumibile 2 settembre 1840. Il Verga ebbe una certa fortuna nel nascere in una famiglia piuttosto originale, e dove c'erano dei personaggi di un certo rilievo che in qualche maniera poi utilizza pure nelle sue opere, perché il padre era un possidente, sia pure di non vastissima ricchezza, però a quell'epoca il possidente, il proprietario terriero, essendo di piccola nobiltà terriera, aveva pure, come è stato detto, il diritto di nominarsi civile, per cui nelle istruzioni anagrafiche è descritto come civile, cioè uomo che riceve, diciamo, da vivere dei possedimenti che ha, mentre la madre, che era di bel passo, era appartenente ad una famiglia borghese, studiò in convento. E come attesta Gabriella Alfieri, che è autrice di un saggio bellissimo sul Verga, sia pure un poco specialistico, e che è la presidente oggi della Fondazione Giovanni Verga, e allora questa donna era di mentalità tanto aperta che in un periodo come i primi decenni dell'Ottocento, in una Sicilia certamente non aperta alle ideologie più moderne, leggeva La vita di Gesù di Ernest Renan, che era all'indice della Chiesa. Quindi questo fa capire che era una donna che, pur avendo studiato nel convento, il figlio poi usufruirà delle sue testimonianze per la storia di una capinera, ecco, aveva queste capacità. In più il Verga aveva un nonno patriota che era stato parlamentare del Parlamento siciliano, uno che probabilmente era stato carbonaro, uno zio che fu costretto a farsi prete per i motivi di gestire i beni suoi e dei fratelli, e che era appassionato di fotografie e di occultismo, per cui il giovane Verga fin da piccolissimo fu avvicinato alla fotografia, che all'epoca non era una cosa da molto tempo. Infatti ci sono delle fotografie che lui ha scattato al porto di Catania, eccetera, ci sono molti di questi tracce. Viveva da bambino fra la città e la campagna, fra Catania e i possedimenti del padre, di questo si ricorderà in molti suoi romanzi, e sono appunto ambientati in zone nelle vicinanze dell'Etna e così via. Ora, all'epoca questi bambini, perché il Verga era un bambino, venivano educati o in famiglia o attraverso precettori privati. Questa storia del precettore privato è importantissima, perché altrimenti non si spiega perché il Verga, adolescente proprio da 14-15 anni, si sia avventurato nello scrivere un romanzo. Ecco, e allora, perché c'erano vari istituti privati, lui fu educato in queste fino a quella che oggi chiameremmo la scuola elementare, poi la scuola secondaria di primo grado, come oggi diremmo, frequentò le scuole di alcuni maestri privati. E fra questi c'è un personaggio che dobbiamo ricordare, perché che si chiamava Antonino Abate. Questo signore era un maestro, ora qui bisogna distinguere fra quello che molta vulgata verdiana dice, che questa è una specie di eroe byroniano, guerrazziano, mezzo stravagante, e la critica di oggi, che invece ha ricostruito questa figura e lo vede come un uomo di grande interesse culturale e anche educativo. Pensate voi che in una Sicilia che era ancora sotto i Borboni, lui faceva leggere anche, oltre a leggere Dante, Manzoni, eccetera, eccetera, faceva leggere anche gli articoli della stampa liberale, li faceva commentare.
si soffermava su tutte le rivoluzioni, da quella americana a quelle più recenti. Quindi era un uomo, era anche un uomo che appassionava i suoi alunni allo studio della storia, e questo è importante per capire, perché tutta la prima fase di produzione del Verdi è di natura storica, anche se certe volte il tema politico sovrasta quello storico. Lui ebbe per compagni anche due personaggi importanti. Uno era un certo Niccolò Niceforo, che poi fece pure il romanziere con lo pseudonimo del Cervo, e l'altro era Mario Ramisaldi, famoso poeta catanese, maledetto, come venne chiamato, per il suo stile, eccetera, e col quale ebbe anche a che fare per una storia coniugale in cui Verga tuttavia entrava solo di straforo. A questo punto il Verga, che era molto studioso e molto amante della storia, studiava certamente sul manuale letterario dell'epoca, i linguistici. Questa storia della lingua ritorna, perché voi sapete che il problema della lingua nazionale dell'epoca in cui Verga si forma, e anche subito dopo, è un discorso che tocca tutti gli scrittori, non solo lui, anche perché tutte le regioni, compresa per dire la Lombardia, che era la più evoluta grazie al governo asburgico del Settecento, si parlava il dialetto, o una specie di italiano dialettizzato, ovvero, come alcuni sostenevano, bisognava andare a parlare come facevano nel 300. E quindi il problema della lingua diventerà una questione nazionale, molto più forte di quanto a noi oggi non possa sembrare. E allora lui lavora a questa scuola degli Urbani, e allora a 18 anni si iscrive alla facoltà di giurisprudenza per accontentare il padre. E fece, come dice il biografo, i primi 3 anni li frequentò con buoni risultati, anche se senza entusiasmo, perché non era una scelta vocazionale la sua, era qualcosa per venire incontro al padre, no? E poi aveva la somma, il padre, diciamo, ipotizzò una somma che doveva essere usata per l'iscrizione al quarto anno, e quella che oggi chiameremmo la tassa di laurea. In realtà fu utilizzata, come vedremo, per la stampa del secondo romanzo che il Verga ha scritto, e che ebbe anche, come ora vedremo, un certo successo. Dopodiché arriva la spedizione dei Mille. Ora, il Verga a questa epoca, anche per i ricordi del nonno patriota, eccetera, era molto appassionato del tema dell'unità d'Italia. E siccome poi uno dei suoi idoli letterari era Alessandro Dumas padre, il cui influsso è evidentissimo in gran parte della sua opera giovanile, siccome questo Dumas seguì la spedizione garibaldina, egli si sentì ulteriormente infiammato da ardore patriottico e si arruolò nella Guardia Nazionale. A un certo punto il Verga lascerà questa Guardia Nazionale, pagando pure una specie di penale, o perché disamorato della cosa, o perché la famiglia lo pressava per paura di eventuali pericoli. Dopodiché comincerà l'attività di giornalista. Parteciperà ad alcune riviste, una stessa la fondò lui, sempre con questo Niceforo, però non ebbe poi tanta simpatia per l'attività giornalistica, come si mostra se noi notiamo nei Malavoglia. C'è per esempio un certo Don Franco, il quale parla, che è lo speziale, il farmacista, parla della stampa come di chiacchiere stampate. E probabilmente era l'idea pure del Verga. A un certo punto muore il padre. Ora, secondo alcuni biografi, lui lasciò queste attività letterarie, giornalistiche, eccetera, proprio in dipendenza della morte del padre, che è una cosa che lo colpì dolorosamente per le modalità. Questo signore aveva un tumore nella pelle della gamba. Però, siccome le cure della medicina ufficiale, data l'epoca ovviamente, non avevano grandi esiti, la famiglia fece ricorso pure a delle cure alternative,
tipo quelle oggi proposte dai Novax, una delle quali era il mesmerismo, il fluido, perché naturalmente non fecero niente. Questo poveretto del belga padre morì. La famiglia, chiedo scusa, ma è qualcuno che ha bisogno di me e ora chiudiamo. Anzi, facciamo finta di niente, se fermo da solo. Ora, il discorso del padre creò dei problemi economici non secondari nella famiglia. E il Verga aveva già dimostrato alla famiglia questo suo desiderio di lasciare la Sicilia e di andare in qualche zona dell'Italia continentale dove gli sarebbe stato forse più facile poter, diciamo così, approfondire la sua vocazione letteraria e anche colmare quel divario espressivo che aveva con la possibilità di un pubblico nazionale, anche se, ripeto, non è che la situazione delle altre regioni fosse migliore. Per esempio, i ceti elevati per lungo tempo parlavano il francese, che era considerato segno di distinzione, no? E in altre regioni invece la diglossia fra il dialetto locale e una sorta di lingua italiana o presunta tale era presente. Ora, il Verga, prima di partire verso Firenze, dove andò con grandi sacrifici economici della madre e del resto della famiglia, aveva scritto 3 romanzi. Su questi dico solo poco per non perdere tempo. Sono tutti e 3 romanzi di natura storica. Oggi sono chiamati i romanzi catanesi, perché scritti a Catania, o la trilogia catanese, perché secondo alcuni il binomio amore e patria, che dà titolo al primo, è il tema che poi c'è anche nel secondo, i carbonari della montagna, che è ambientato in Calabria, quindi è una cosa che ci riguarda da vicino. Ci sono anche delle belle descrizioni paesaggistiche della Calabria, un po' inventate pure, perché il giovane Verga non è che avesse tutta questa conoscenza. Il terzo, che è di ambiente veneto, e si intitola Sulle lagune. Qual è l'importanza di questi 3 romanzi? Lo dico in breve, così. Il primo specialmente è un romanzo scritto da un adolescente. Tenete conto che il Verga è nato nel 1840 e che noi sappiamo da De Roberto che ha visto il manoscritto del primo romanzo, l'ha visto proprio materialmente, che nella prima parte il giovane autore ha messo la data del 23 dicembre 1856, quindi aveva 16 anni, e poi all'ultima pagina quella dell'agosto dell'anno successivo. Quindi già questo è il segno di una precoce vocazione narrativa. Ora, amore e padre, che molti hanno definito, diciamo, poco evoluto sul piano linguistico, però è sempre il libro di un giovane di 16 anni che oltretutto aveva una formazione piuttosto eterogenea delle letture, diciamo, individuate fra quelle segnalate dal maestro, non la possibilità di un'ampia, e poi un'esperienza di vita anche limitata. Praticamente, siccome Abate, questo maestro, era entusiasta di tutte le rivoluzioni, tant'è vero che è stato accertato che voleva scrivere una biografia di George Washington, faceva leggere tante opere nelle quali si celebravano le rivoluzioni del passato e del presente, ed è anche per questo che Amore e Patria si svolge nel Nord America, ai tempi della rivoluzione americana. Quindi Verga sceglie un ambiente che non conosceva, la cui descrizione è modellata su romanzi dell'epoca o anche su opere di storia, e comincia a individuare uno schema narrativo che poi riprenderà in tutti i romanzi, i tre romanzi, che potremmo definire manicheo, cioè la contrapposizione forte e diretta tra i buoni e i cattivi. I buoni in questo caso sono i rivoluzionari americani che lottano per conquistare l'indipendenza, i cattivi sono non solo gli inglesi, ma per rabbevare l'atmosfera anche alcuni mercenari tedeschi da loro assoldati. Come al solito c'è un eroe positivo
che è innamorato di una eroina positiva e che deve fare i conti con un eroe negativo, un antieroe che vuole rapire la ragazza, che vuole uccidere l'eroe e così via. Poi, per rimanere in tema dumasiano, c'è una donna piuttosto malvagia che è innamorata ovviamente del protagonista buono, il quale però la rifiuta e così facendo ne motiva l'odio imperituro, che è modellata esattamente sulla figura di Milady dei Tre Mespettieri. Naturalmente sono influenze letterarie che un giovane dall'esperienza e dall'età limitata non può non tenere in considerazione. Alla fine il maestro fu contentissimo. De Roberto ci dice pure come il Verga, che doveva essere un po' amante della teatralità, presentò il libro al maestro. Il maestro dava dei compiti di 4-5 pagine che poi uno doveva consegnare. Al momento della consegna del suo elaborato, gli consegna un elaborato di 662 pagine, ecco, e però suddiviso in 32 capitoli, che era questo amore e patria. Ora, l'abate, che era un uomo di grande entusiasmo rivoluzionario, lo trovò subito bellissimo, consigliandone la pubblicazione, eccetera. Invece l'altro maestro del Verga, il canonico Torrisi, che era anche un grande latinista, gli sconsigliò la pubblicazione. Come dice De Roberto, il Verga rimase male, però fortunatamente seguì il consiglio del Torrisi e non lo pubblicò. E tuttavia questo libro gli rimase talmente caro, pur nelle sue imperfezioni, che lo stesso De Roberto annota che il giorno in cui si fece il solenne festeggiamento della nomina a senatore a vita, e quindi la casa dello scrittore era piena di gente, eccetera, lui prese questo manoscritto, che conservava tra le sue carte sul cane, senza sapere poi che per via dei petroli, per peraltro oggi abbiamo il manoscritto e così via, e ne fece leggere pure qualche passo ai presenti. E ha questo il primo romanzo. D'altra parte è un romanzo ispirato ai romanzi storici dell'epoca, in un ambiente anche culturalmente piuttosto provinciale, che però, come gli altri due, è oggi valutato non male dalla critica. Voglio dire, non è che non si tenga conto degli difetti che questi hanno nella trama, nel sistema dei personaggi, del linguaggio, eccetera, però un critico profondo come Romano Luperini ha evidenziato che ci sono almeno due elementi per cui questi tre romanzi hanno una grande importanza anche per il Verga successivo. Prima di tutto, perché il Verga già da ora si pone il grande problema della sua letteratura, che è il problema del punto di vista da cui è narrata la storia. Ora, il problema del punto di vista, quindi la ricerca di un'ottica narrativa, diremmo con terminologia più moderna, comincia fin da ora, e il Verga la declina in maniera variata a secondo dei romanzi. E poi un altro motivo non secondario, questo discorso della veste linguistica dei testi, che è ancora piuttosto, diciamo così, grezza. A volte sono pure errori di grammatica o di ortografia, che però rientrano tutti, diciamo, nell'apprendistato. A questo punto, il Verga, abbiamo detto, si è messo anche a scrivere degli articoli di giornali, continua a lavorare, e arriva il momento che lo costringe in qualche misura a prendere coscienza di certi problemi politici contemporanei. Perché? Perché la storia della rivoluzione americana, come voi sapete, 1776 è un CD, quindi si tratta di fatti retrodatati. Nel momento in cui Verga affronterà il secondo romanzo, I carbonari della montagna,
che è un'opera molto vasta, tant'è vero che fu pubblicata in 4 volumi, che ha tutte le pecche di un romanzo troppo vasto, però anche la possibilità di ampliare e così via. Egli si trova a cominciare, se sappiamo tutte queste cose, sempre da De Roberto, che scrive pure i peli relativamente a questi romanzi, ed è una fortuna perché altrimenti non si avrebbe testimonianza. Voi ricorderete che nella seconda guerra d'indipendenza, bisogna per forza richiamare il fatto storico, il regno di Sardegna, non ancora regno d'Italia, si alleò con Napoleone III in funzione anti-austriaca. Ed c'era in ballo pure il problema del dominio temporale del Papa, che poi sarà risolto con la Breccia di Porta Pia. Napoleone III all'inizio sembrò, diciamo, desideroso di favorire l'unificazione d'Italia, cosa che però non succede, perché a un certo punto Napoleone III firma l'armistizio di Villafranca. La motivazione che allora fu resa dalla diplomazia francese e dallo stesso sovrano è che dopo gli scontri di Solferino e San Martino, alla vista della carneficina, tant'è vero che tende di moda un rosso intenso chiamato rosso solferino, a indicazione della, diciamo, carneficina della battaglia, e quindi a un certo punto, firmando l'armistizio, dimostra di non voler collaborare all'unificazione totale della penisola. L'indomani dell'armistizio di Villafranca, il giovane Verga, che legato a queste vicende risorgimentali, comincia la stesura dei Carbonari della Montagna. Questa stesura e questa stampa avvennero in due riprese. Una prima fase di stesura continua, di pubblicazione immediata, che va dal luglio del 1859 al febbraio dell'anno dopo, e una seconda stesura dopo il passaggio dei Garibaldini da Catania. Fu pubblicato in 4 volumi, come ho detto, 2 prima da uno e gli altri 2 da un'altra tipografia, e ha un certo successo al punto che dopo alcuni anni ancora se ne vendevano copie o se richiedevano ristampe. Ora, è una struttura un po' più ampia, poi 4 volumi, voi immaginate. Di questi il più importante è il terzo, Le memorie di un carbonaro, ha il titolo separato. Certo, è una trama, come sempre, avventurosa, romanzesca. Il protagonista è un certo Corrado. Il Verga sceglie di retrodatare gli eventi. Invece di parlare di vicende vicine a lui, parla del momento in cui il re di Napoli, Ferdinando, e sua moglie Carolina, un'altra specie di perfido personaggio, per vincere, appoggiano Murat e fanno finta di appoggiare i Carbonari, in realtà con l'intento di eliminare l'uno e gli altri. E allora a questo punto il protagonista, questo Corrado, avrà una vita particolarmente intensa fino a che diventerà il gran maestro carbonaro e l'eroe positivo, e qui comincia un cambiamento della struttura narrativa. Amore e patria è ha una struttura positiva, no? Nel senso che è lieto fine. Gli altri due romanzi finiscono tutti e due in maniera diversa. Questo mostra già il distacco da parte del Verga da certe soluzioni consolatorie che magari erano di moda nel cosiddetto feuilleton dell'epoca. E allora questa storia finisce col fatto che il personaggio, 2 volte tradito nell'amore da quella che credeva prima una donna bellissima, una dama di corte, che poi era la regina di Napoli, che ha tentato addirittura di farlo condannare a morte accusandolo di omicidio per i suoi trascorsi carbonari, e poi quando scopre che la ragazza di cui è innamorato viene indotta dalla famiglia a sposare un cugino, allora chiede di essere
il più presto possibile giustiziato per togliersi questi drammi interiori dell'amore tradito ed umiliato. Ora, questo Carbonari della Montagna è molto più articolato come romanzo, molto più vasto, e mette anche in evidenza la capacità di questo giovane di rielaborare le letture che ha fatto con una qualche originalità. L'ultimo romanzo giovanile del Verga si intitola Sulle lagune. E da notare che quando il Verga ha scritto questo romanzo non era mai stato nel Veneto. Quindi, dovendo in qualche maniera dare una ambientazione verosimile, non solo lesse un sacco di romanze che parlavano di questo fatto, ma si fece mandare pure delle guide turistiche in maniera da poter descrivere la topografia della città, i modi di rappresentazione della vita sociale in qualche maniera più realistici. Questo sulle lagune è ambientato, cioè ispirato a un fatto di cronaca. Un ufficiale che ama una ragazza che non può sposare perché siamo nella Venezia asburgica, eccetera. Ma qui noi siamo anche in una circostanza particolare. Questo romanzo è stato pubblicato non nei libretti come i Carbonari, ma su una rivista. Ora, questo è importante perché le pubblicazioni appuntate, che come poi vedremo ci saranno anche nelle opere maggiori, no? Erano un genere editoriale molto fortunato perché, come abbiamo visto, mi pare, per Dostoevskij, dava anche la possibilità al pubblico di attendere con ansia la puntata successiva e allo scrittore di elaborare i materiali narrativi anche in vista di questo interesse del pubblico. E allora questo testo fu pubblicato sulla rivista La Nuova Europa. Se non che i primi mesi la pubblicazione continuò, dopodiché la pubblicazione fu sospesa, con grande dispiacere dell'autore che temeva che non sarebbe mai stata completata. Però De Roberto dice che siccome c'era l'episodio di Aspromonte, come voi sapete, quando Garibaldi fu fermato da Aspromonte dai soldati del Regno di Sardegna, che era già comunque il Regno d'Italia, a questo punto fu ripreso molto più tardi. Ora, questo Sulle lagune è un libro importante perché è la storia di due giovani, un ufficiale e una ragazza, che vengono perseguitati e impediti del loro amore per motivi di natura politica, cioè per le vessazioni della polizia asburgica. Voi dovete pensare che dopo il 1861 ancora rimanevano delle zone irredente, come si chiamavano, no? Il Veneto, per esempio, sarà assegnato all'Italia solo dopo la terza guerra d'indipendenza, cioè dopo il 1866, e più precisamente sarà dalla Prussia all'Italia, no? E il Verga si ricorderà di questo perché nei romanzi maggiori, quelli veristi, la sua visione disincantata della storia si fa più pessimistica. Lì uno dei Malavoglia, Luca, muore nella battaglia di Lissa. E il coro popolare, che sostituisce la voce del narratore onnisciente, dice che Luca è morto per il re, proprio perché la plebe dell'epoca non si sentiva titolare di una responsabilità o di un vantaggio da parte dei movimenti patriottici. Comunque, alla fine, questi due giovani, e che questa è anche una parte nuova, a questo punto, questi due giovani a un certo punto salgono su una gondola e scompaiono. Questo è un finale a sorpresa, perché le ultime parole del romanzo, del capitolo 20, che sono queste: la gondola solcò le lagune verso Chioggia, nessuno udì più parlare di loro. E infatti noi non sappiamo,
volutamente un finale aperto. Non si sa se questi due, che prima di imbarcarsi sulla gondola decidono quasi di uccidersi per non poter sopravvivere all'impossibilità del loro amore, non è possibile sapere, ecco il finale aperto, se vanno incontro a un suicidio oppure se riescono a fare una fuga e quindi c'è un lieto fine. Questi tre romanzi sono stati molto fondamentali nella vita del Verga proprio per questo apprendistato narrativo. Però il Verga, arrivato a un certo punto, sente che è arrivato il momento di andarsene. E nonostante, abbiamo detto, le difficoltà economiche, la famiglia lo appoggia. E per prima cosa va a Firenze. Non ci deve stupire Firenze, perché Firenze nel 1865 è la capitale del Regno d'Italia. Sempre con l'intento di non scontentare Napoleone III e di fare finta di non essere interessati a Roma, si fa un piccolo passo, no? E la capitale viene spostata a Firenze. Firenze è una città dove il Verga arriva senza avere molte conoscenze, con pochi soldi, e col problema di dover pesare sulla famiglia anche per gli aspetti che oggi definiremmo esteriori: l'abbigliamento, gli stivaletti, l'abbonamento al Teatro della Pergola, c'è tutto quello che poteva essere utile per un intellettuale come lui per entrare nell'ambiente sociale e letterario fiorentino, dove tuttavia riesce piano piano ad inserirsi. Aveva portato con sé i manoscritti di alcune opere, che oggi si chiamano romanzi siculo-toscani, perché erano stati iniziati in Sicilia e anche perché in alcuni di essi l'ambiente è siciliano. Mi permetto di anticipare che queste che sono chiamate opere preveriste del Verga hanno questa definizione per un motivo puramente, diciamo così, di catalogo. In realtà, una volta si diceva che ci fu una conversione del Verga. Se voi guardate i manuali di qualche 10 anni fa, 11 anni fa, trovate tutti quanti inseriti nella stessa linea, che il Verga nel 1874, col bozzetto Nedda, fece la sua conversione al verismo. Per grazia di Dio noi oggi sappiamo che il Verga faceva tante cose contemporaneamente e che nel mentre scrisse Nedda continuava a scrivere romanzi pure passionali e scapigliati, quindi non è che ci sia una cesura così corta, c'è invece un progressivo sviluppo di problematiche, di ottiche narrative, la presa di coscienza dei suoi stessi mezzi e anche cambiamenti nella struttura dei personaggi e nella veste formale e linguistica dei testi. Quasi all'inizio di questi romanzi, siculo toscani e milanesi, spesso e volentieri il protagonista è un siciliano. Quasi sempre un artista, un letterato, uno studioso di giurisprudenza, che si reca fuori dalla Sicilia. Però in Sicilia spesso torna, per cui molti romanzi di ambientazione fiorentina o milanese poi per esempio si concludono in Sicilia, come quando uno di loro, uno dei protagonisti, torna in Sicilia per morirvi dopo essere stato protagonista di una soffocante storia d'amore. E allora il Verga in quell'epoca comincia a frequentare i salotti letterari fiorentini, dove viene ben accolto. Con un'indubbia abilità entra anche nei salotti mondani, frequenta tutti i luoghi, i caffè, i teatri, eccetera, dove era possibile incontrare Geffa, ed ha rapporti di amicizia con alcuni illustri letterati. Fra questi c'è Francesco Dell'Ongaro, che lo introduce nei salotti più importanti e che ha nei suoi confronti quella funzione di maestro e di mentore che aveva l'abbate in Sicilia, perché sarà lui a in qualche maniera pubblicizzarlo come scrittore, a metterlo in contatto con gli editori, che è la cosa alla quale il Verga in questo momento tiene di più.
all'inizio piuttosto sprovveduto, poi comincia anche ad avere una certa abilità, una certa sagacia per cercare di avere da parte degli editori non solo un riscontro economico, perché deve vivere di questo, visto che la famiglia non può troppo spendere per lui, e poi anche per quello che riguarda la distribuzione editoriale. E siccome in alcune opere, come ora vedremo, tiene anche un grande successo, è da notare, e questo lo vorrei dire subito, noi sappiamo essere il Verga, lo scrittore di Malavoglia, di Massimo Don Gesualdo, eccetera. Ebbene, queste opere non ebbero alcun successo all'epoca, specialmente il primo, Massimo Don Gesualdo un pochino di più. Del primo, il Verga, scrivendo a un amico che gli chiede come andate il romanzo, risponde lapidariamente: fiasco pieno e completo. Per poi aggiungere nella lettera: e tuttavia io ho scelto di scrivere in questo modo e continuerò così anche se il pubblico non risponde. Ma era un uomo molto più maturo di quello che stiamo esaminando. I romanzi, diciamo, toscani, le dico brevemente, ma già i titoli vi danno un'idea. Uno si chiama Una peccatrice, è già il titolo, qualche critico ha detto, è un po' come dicesse la Traviata. Una peccatrice, dove il protagonista è sempre un siciliano che è fuori di casa e si innamora di una tizia e naturalmente finisce tutto male. E poi c'è la storia di una capinera che è un successo enorme, tanto che il Verga un po' usava più e non ne parlò mai molto bene. Però è un romanzo importante perché il Verga torna alla Sicilia scrivendolo, però con uno spirito un po' diverso. La protagonista è una ragazza, la capinera del titolo. Per la prima volta il Verga introduce una specie di prefazione, come poi farà in Eva, nei Malavoglia, eccetera, dove dice: ora vi spiego chi è questa capinera. Una volta ho visto dei bambini che avevano una capinera dentro una gabbia, le davano da mangiare, le trattavano bene, però la capinera era triste e poi morì perché non poteva stare in gabbia. E questo mi ha ricordato una storia di una ragazza che ora vi racconto. La capinera è Maria, una giovane siciliana che viene rinchiusa per forza in un convento dove, per una serie di motivi che dirò brevemente, poi prima impazzisce e poi muore. All'inizio il pubblico fiorentino, compreso Dell'Ongaro, compresa Caterina Percoto e altri intellettuali, siccome all'epoca c'era un problema che oggi a noi pare banale, che era il problema delle monacazioni per forza. Una legge o un complesso di legge dell'epoca, di legge dell'epoca, aveva proibito le monacazioni per forza, per motivi di dote, di eliminare una, per esempio, candidata alla dote che avrebbe danneggiato le sorelle e così via. E allora questi pensarono che il Verga avesse voluto scrivere un romanzo sociale. E così le recensioni favorevoli e spertificate si sprecarono, perché tutti lessero in lui una specie di difensore. Tenete conto che questo discorso era talmente forte che uno come il Meli, per esempio, poeta catanese dialettale del quale abbiamo parlato una volta, ha scritto anche una lunga poesia che è il lamento di una monacata a forza, che però c'ha uno spiraglio, perché dice che pare che l'avvocato si voglia occupare del suo caso per farla liberare e magari avere un futuro meno monacale. Invece, in questo romanzo del Verga, questa ragazza è orfana di madre. Ora, il Verga si ricorda di un episodio avvenuto molti decenni prima, quando aveva conosciuto una ragazza che aveva appunto questo destino durante un'epidemia di colera nei possedimenti di campagna del padre. E dopo tanti anni riprende questo tema. Questa ragazza è orfana di madre. Il padre si è risposato e questa nuova moglie ha due figli, di cui una femmina. Ora è evidente che i soldi non bastano per la dote di entrambe le ragazze. Quindi, diciamo, l'agnello votato al sacrificio è Maria. E
che deve cedere il passo alla sorellastra. Siccome il padre è un uomo affezionato alla ragazza, ma incapace di tenere testa alla moglie, e infatti De Roberto scrive molto probabilmente lei è tradita sì dal ragazzo di cui si è innamorata e che poi sposa la sorellastra, ma è tradita in primo luogo dal padre. Fatto sta che questa poveretta viene condotta al convento, questi due si sposano e per sommo spregio della ragazza vanno ad abitare esattamente di fronte al convento. Quindi lei dalla finestra della sua cella può vedere le loro effusioni, quando escono, quando entrano, tutto il resto, e progressivamente impazzisce. Nel convento c'è la cella della pazza, che è una cosa un poco scapigliata che il Verga introduce, e alla fine questa ragazza muore. Ecco, muore come è morto l'uccello, la capinera dentro. Questi sono romanzi, ripeto, che ebbero un grandissimo successo, forse perché venivano incontro al gusto del pubblico dell'epoca. Dopodiché il Verga, prima dei grandi romanzi e delle grandi raccolte di novelle, scriverà altre quattro opere che sono interessanti, che sono Eva, che è un romanzo importante anche per la prefazione che ha, Eros, per esempio, Tigre Reale, che sono romanzi di un Verga più maturo quando approda a Milano. Il mondo editoriale di Milano era diverso dal mondo editoriale fiorentino. Milano è una città più aperta, più evoluta, vi avevano luogo fenomeni letterari e culturali particolarmente d'avanguardia, come la scamigliatura appunto milanese, con cui il Verga viene a contatto, perché viene a conoscere tutti quanti i personaggi che contano. È una città dove l'editoria ha un doppio canale. Ha il canale della rivista, su cui magari si pubblica a puntate il libro, però poi c'è anche il canale editoriale vero e proprio, perché un libro che ha ottenuto un certo successo come romanzo d'appendice, perché di quello si tratta in senso proprio, poi veniva pubblicato in volume con un buon riscontro di pubblico e di fiamma per l'autore. E allora il Verga si trova a Milano e all'inizio ha un'impressione terribile, anche perché l'ambiente fiorentino era più ristretto, si era inserito, eccetera. All'inizio gli viene la malinconia e tutto, ma a un certo punto si abitua, scrive lettere entusiastiche a Capuana, che diventerà un suo amico, oltre che compagno di movimento verista, dove gli dice: io voglio che vieni pure tu qua, è una botta di vita qua. Sono queste lettere in cui parla: vorrei che tu prendessi pure in affitto delle stanze vicino a me, così potremmo, così. E viene anche a contatto con gli scapigliati, e questo è evidente in molti romanzi. Questi romanzi cominciano mano a mano ad avere sempre delle forme più tragiche. C'è sempre il personaggio siciliano che si è trasferito, eccetera. Per esempio in Eva, che è preceduta da una prefazione molto particolare, dove il Verga se la prende con la mancanza di sentimento, con il fatto che siamo una società di banche e così via, che c'è anche una specie di protesta sociale. Eva è una ballerina e il protagonista è un siciliano che si innamora a tal punto di lei da non saperle resistere. Nella scena iniziale si vede chiaramente questo personaggio che quasi quasi diventa folle per lei, poi finiranno con lo stare insieme, però la ragazza sentirà il bisogno della vita attiva, teatrale, dei corteggiatori, diciamo così, danarosi, e quindi questa storia d'amore finirà. Con Eros invece il Verga chiude definitivamente con le questioni storico-politiche, il titolo Eros la dice lunga, e Tigre Reale è poi la storia di una sorta di maliarda che porta alla distruzione il personaggio che l'ha amata.
Ovviamente qualcuno ha insistito per cercare di trovare una specie di parvenza di verismo in questo. In alcune cose il Verga già in qualche maniera preannuncia, come ho detto, il discorso della, ma anche nel discorso della lingua, nel tentativo di far parlare i personaggi in una lingua più aderente alla realtà. E quindi voi troverete che la lingua del Verga è un curioso impasto in questi romanzi, in tutti questi romanzi. Prima c'è un sostrato dialettale che ovviamente rimane, c'è un caso solo in cui uno dei personaggi, un siciliano, incontrando il narratore, che non coincide ovviamente con lo scrittore, ma è uno che narra la vicenda, dice: non mai riconosciuto, siamo stati compagni di classe. Lui lo guarda, questo è mascherato dal lecchino, ti sono un milione, gli fa togliere la maschera, poi lo riconosce, questo, però dice: ma sei cambiato tanto, queste scheletrite. E lui gli dice: ti ricordi quando mi chiamavano Bandazza? Ora non sono più Bandazza. Quindi inserisce anche termini dialettali volutamente, anche quando l'impasto linguistico è completamente diverso. E a mano si crea questo. Il bozzetto Nedda, e così ci avviamo alla conclusione, il bozzetto Nedda del 1874, noi oggi non lo consideriamo una conversione, come uno che fino alla sera prima ha scritto in un modo e dall'indomani, innanzitutto perché la lingua è ancora piena di fiorentinismo e di cose e di frasi fatte, e poi la vicenda si apparenta più al romanzo rusticale dell'epoca, tipo quello di Nievo, della Conto, che non al vero e proprio verismo. Per arrivare al verismo il Verga farà un lungo cammino, anche perché, e qui si innesta la differenza fra l'impersonalità tipica del naturalismo francese e quella che invece per il Verga si chiama l'artificio della regressione, secondo le definizioni di Balbi. Nel caso del naturalismo francese, alle spalle di questo romanzo sperimentale, di questa impersonalità dell'arte, c'è anche un'ideologia politica e c'è un'idea da parte di Zola che, descrivendo le condizioni miserabili della gente dei bassi fondi o degli strati più bassi della popolazione, si possa contribuire a migliorarla. Nel Verga questo non c'è, perché il Verga non ha un'ideologia politica di questo tipo, anzi negli ultimi tempi della sua vita, come hanno dimostrato anche i biografi più simpatizzanti, inclinò verso posizioni apertamente reazionarie, appoggiando l'episodio di Bava Beccaris, che fece sparare sulla folla durante i tumulti del pane, appoggiando la politica di Crispi e anche, diciamo, un ricorso alla guerra, eccetera. Mentre prima era stato, come abbiamo visto, un liberale di tipo risorgimentale. A un certo punto il passaggio è un punto d'arrivo quasi obbligato di quei due temi dei quali abbiamo parlato. Il punto di vista del narratore, lui a poco alla volta, ha cercato di farlo diventare sempre meno esterno o soggettivo, ma sempre più vicino alla realtà. E allora, invece di un'impersonalità, alcune affermazioni sue possono sembrare veramente del tipo: l'opera deve sembrare essersi fatta da sé, come dice la famosa lettera prefazione all'amante di Gramigna. Tuttavia, anche quando il Verga sceglie la via dell'impersonalità veristica, in realtà sceglie di essere sempre presente sotto due finzioni narrative. La prima è quella del, diciamo così, del narratore popolare. Il Verga sceglierà un tipo di discorso, che è il discorso indiretto libero, che lui non ha inventato chiaramente, ma che utilizza con molta precisione e competenza. Ora, il discorso indiretto libero, questo ha creato un problema poi di natura critica fra
per esempio De Voto, Leo Spitzer, eccetera. Leo Spitzer lo nomina la tedesca e l'Ebterede, cioè discorso vissuto, volendo significare che il Verga ricorre a questa modalità proprio per incarnarsi nei personaggi, come fosse uno che ha vissuto i loro problemi. E poi, oltre a questo discorso, nei Malavoglia c'è un aspetto particolare, cioè è il linguaggio corale, perché tutte le vicende personali, collettive, eccetera, sono interpretate, raccontate in qualche maniera, rivissute dal coro dei parlanti, che sarebbero tutti i pescatori di Agitrezza. Allora, affronteremo le opere veriste del Verga, che sono quelle alle quali ha dato mano già quando era fuori della Sicilia. Però a partire dal 1893 lui rientra stabilmente nella sua regione, dove morirà, e qui si svolge poi l'ultima fase della sua produzione.